Ciao gentlemen e benvenuto nel mio canale. Io sono Maurizio Romano e sono il gentleman seduttore. In questo video parleremo dei tre migliori argomenti di conversazione con una donna. Prima di entrare nel vivo di questo argomento, però, come al solito, ti ricordo di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanella in modo da venire avvisato ad ogni mio nuovo video. Una delle domande che mi viene più spesso sottoposta durante le mie coaching, durante le dirette, è proprio la seguente. Mauri, ma che cosa dico a quella ragazza che mi piace? Di cosa parlo al primo appuntamento con lei? Ebbene, in questo video ti parlerò proprio dei tre macro argomenti che puoi utilizzare nei momenti in cui la conversazione perde un pochino di tono. Primo argomento, viaggi e cibo. Ora ti chiedo, caro gentleman, chi è che non è interessato a un argomento come quello dei viaggi e quello del cibo? Chiunque potrebbe parlare per ore di viaggi e cibo. Questo perché? Perché sono argomenti che riescono ad abbracciare praticamente i desideri e i bisogni di chiunque, perché a chiunque piace mangiare, a chiunque piace viaggiare. Ora, ovviamente tu mi dirai, Mauri, ma io non sono, a me piace stare nella mia casetta con la copertina, però alla fine chiunque è affascinato da viaggi, da culture diverse, da città diverse, e chiunque è affascinato da specialità, piatti e diciamo gusti differenti da quelli che mangia abitualmente. Ecco perché parlare di viaggi e cibo è uno dei segreti per continuare una conversazione all'infinito. Viaggi e cibo scatenano e risvegliano emozioni e ricordi. E proprio per questo ci colleghiamo al secondo argomento, i sogni e le sue emozioni. Chi è che non vuole parlare di sogni ed emozioni? Chi è che non vuole raccontarti delle sue passioni? Chi è che non vuole raccontarti dei suoi progetti, dei suoi obiettivi? Chi è che non vuole raccontarti della sua vita e di quello che vuole ottenere e raggiungere? Ovviamente nessuno, perché tutti vogliono parlare dei loro sogni, tutti vogliono parlare di quello che fa loro battere il cuore, tutti vogliono parlare di ciò che vogliono ottenere nella vita. Ecco perché quando sei davanti a una ragazza devi capire quali sono le sue aspettative nella vita, quali sono i suoi sogni, cos'è che la manda in un caos emozionale. E quando hai capito che cos'è che la emoziona, che cos'è che le fa davvero battere il cuore, allora hai l'argomento che ti può aiutare a portare avanti una conversazione per ore. E quando lei parla di qualcosa che le fa battere il cuore, in automatico sta bene, e se sta bene collegherà quella sensazione a te, e quindi quella serata o quella giornata o quell'appuntamento o quell'aperitivo o quel caffè le sembreranno l'appuntamento migliore della sua vita. Argomento numero 3. I valori. I valori sono quei punti fermi nella sua vita, ciò in cui crede davvero, ciò che guida, come ti dicevo, quelle che sono le sue scelte, il suo stile di vita, la sua personalità. Conoscere questi valori ti aiuterà a capirla, ti aiuterà a capire di più su quello che è il suo mondo, su come lei vede il mondo, e ti aiuterà a entrare molto di più nella sua mente, nella sua mentalità, nei suoi pensieri. Inoltre capirai molto su di lei, perché ovviamente in base ai suoi valori capirai se questa persona matcha, appunto, si incastra con quelli che sono i tuoi valori. Ovviamente se per te uno dei valori è quello della famiglia, quello di costruire una famiglia, e lei vuole restare single tutta la vita, ovviamente non riuscirete mai a matchare. Ma ad esempio, come ti dicevo prima, se tu hai il valore della famiglia e lei anche, già è un punto d'incontro. Ovviamente i valori ti danno quelle informazioni determinanti per capire se c'è compatibilità fra di voi, se questa conoscenza, se questa frequentazione con questa determinata ragazza possa essere portata avanti, e se c'è quell'affinità, quella chimica che ogni uomo cerca in una relazione. Questi erano i tre migliori argomenti di conversazione con una ragazza. Se il video ti è piaciuto, ricordati di mettere un bel like e di farmi sapere nei commenti che cosa ne pensi.